Buongiorno amici, bentornati in questo video. Cosa mangio in un giorno? Iniziamo dalla mia colazione. Vi faccio vedere quello che ho preparato perché ci sono dei dolcini che ho fatto io. Vabbè, questo è il tè di oggi nella tazza di Tiger, questa tazza così. E qui c'è anche il tovagliolino di Tiger. Mi piacciono tantissimo questi tovagliolini. In questo periodo trovo tutte queste cose con gli agrumi molto molto simpatiche. E praticamente ho comprato questo, l'ho ripreso. Questo è un Twinings Apple Tea, sa un pochino di mela, ma ha anche un sapore dolce, profumato questo tè, però è un tè nero, quindi un tè molto forte, se lo fate stare troppo in infusione. Io l'ho fatto stare poco, infatti si è colorato poco. Allora, faccio vedere questi dolcetti che ho fatto io. Sono fatti con della pasta frolla, semplicissima, riempita con della marmellata. Allora, faccio vedere le marmellate che ho usato perché a seconda dei colori del pirottino c'è una marmellata. Allora, ta-ta! Questa qui è la marmellata di rabarbaro e ginger, e quindi zenzero. È dolce perché rabarbaro è dolce e poi c'è questo profumo di zenzero. E ho riempito con questo tutti i pirottini blu celesti. Questa qua invece è famosissima in Inghilterra perché è la Minced Meat ed è una, non è una marmellata, è una sorta di, così, di mix fatto con le uvette, la mela, eccetera. E c'è anche un pochino di solito di brandy, questo si usa a Natale, però in questo periodo si trova scontatissima. E siccome a me piace moltissimo questo ripieno appunto per i miei dolcetti, l'ho ricomprato e quelli rosa sono riempiti con questo. Invece questi gialli, questi qua, li ho riempiti con la lemon curd, che è anche una cosa molto famosa qua in Inghilterra, tradizionale, ed è una sorta di crema appunto al limone. Crema perché in mezzo ci sono anche le uova ed è molto molto limonosa, e quindi io ho qui dentro ho messo non solo quella ma anche un po' di meringa per rendere il tutto più dolce. E quindi questi sono i dolcini con cui farò colazione nei prossimi giorni. E poi come al solito c'è Actimel perché in questo periodo non trovo Yakult, io preferisco Yakult che è più piccolino, insomma vabbè, però uguale. E poi qui c'è del mango che adesso mangiucchio come frutta. E quindi questa è la mia colazione di oggi. Io vi saluto e ci vediamo per il pranzo. Ciao, continuate a seguirmi. È mezzogiorno, ma questo non è il mio pranzo, ma uno spuntino perché vado a mangiare fuori e ho il tavolo per le 2:30, va bene. E mangio questa che è una mousse in questo momento che ho fatto io, una mousse al cioccolato, poi sotto c'è il brownie al cioccolato e dentro c'è un cuore di lampone, ho messo la gelatina al lampone, ho fatto quest'opera d'arte per... E adesso me lo sto mangiucchiando perché mi andava una cosa fresca e insomma devo aspettare fino a tardi per poter pranzare e quindi così faccio questo spuntino e bevo anche qualcosa, sì, bevo un po' d'acqua, però in questa tazza che di solito è una tazza per il tè. E va bene, aspettiamo. Adesso vi metto queste immagini di Instagram perché vi faccio vedere dove sto andando, ovvero a Canary Wharf. Sto andando a mangiare in un ristorante che si chiama Roca, già vi ho fatto vedere in altri video, mi sa. È un ristorante dove la domenica fanno il brunch e siccome si può mangiare tantissimo a volontà pagando un prezzo fisso, è sempre molto gettonato questo ristorante, quindi ho trovato posto soltanto alle 2:30. Eccomi arrivata al ristorante, gremitissimo. Adesso vi faccio vedere quello che sto prendendo. Allora, questo è il bancone dove viene messo il cibo fresco e viene cambiato di volta in volta. Potete alzarvi e andare a prendere quello che volete, tutte le volte appunto che vi va. E sono tutte cose molto buone perché si paga un fisso che però non è basso, saranno 60, anche 80 pound a testa, adesso non mi ricordo. Comunque prendete tutto il sushi che vi va, vi portano anche gyoza, vi portano le salsette. Poi qui ho preso una lobster tempura, quindi una tempura di aragosta, molto buona. Ho preso anche un sashimi,
Molto bello come lo servono, molto scenografico, con questo ghiaccio in questa bella ciotola. E alla fine arriva il dolce. Il dolce è una cosa spettacolare perché c'è questa ciotola giapponese piena di dolcetti e frutta, beh, con il ghiaccio, così tutto bello fresco ed è insomma una cosa proprio da leccarsi i baffi. Questo dolcino qua è ripieno di tè verde matcha, è una cosa buonissima. Ed eccoci all'ora di cena, stasera si cena tardissimo, sono le 9:30, però ci è venuta fame. Ed ecco qua, ho fatto un trancio di salmone fatto al forno con un pochino di pesto sopra. Provate a fare il salmone con il pesto perché è buonissimo. E poi, vabbè, nel piatto c'è l'insalatina mista che io mangio sempre, insomma, questa è fresca, buona. Poi qui ci sono due mini hamburger di vegetariani con la quinoa, i ceci e le rape rosse. Sono buonissimi, li ho trovati nel banco frigo dove ci sono tutte le, al supermercato dove ci sono tutte le cose fresche, quindi non sono surgelati. Io non compro surgelati e sono veramente leggeri, buoni e molto proteici. Riempiono tanto. E qui ci sono dei peperoni che ho fatto io a striscioline, li ho messi a insalata con un pochino di prezzemolo, un pochino di olio, un po' di sale, mangiamo così, la mia solita acqua e poi c'è il pane che ho un po' tostato perché mi piace comprare questo pane integrale e tostarlo un po'. Io spero che la giornata di oggi vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un like, se non vi siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo qua la prossima settimana, sempre di mercoledì. Ciao, grazie per aver guardato questo video.